MV Agusta F4R312, la più veloce al mondo. MV Agusta presenta la F4R312 come l'impressionante velocità massima che questa italianissima due ruote è capace di raggiungere. Prestazioni eccezionali che gli valgono il record di moto più veloce al mondo, fissando di fatto un nuovo standard per la sportività a due ruote. Ecco perché già di serie la MV Agusta F4R312 esce con soluzioni tecniche evolute e professionali. La forcella Marzocchi con steli da 50 mm permette ad esempio la solidità necessaria a una moto con tale incredibile potenza. Steli trattati al carbonitruro, 13 possibilità di regolazione in compressione e 22 in estensione. Per resistere ai grandi stress di accelerazione, il monoammortizzatore posteriore Sach invece prevede invece la doppia regolazione idraulica in compressione. A migliorare l'effetto giroscopico dell'MV F4R312 troviamo le ruote Brembo forgiate in alluminio con raggia Y, leggerissime, con la sezione da 6 pollici al posteriore per montare la generosa gomma da 190. L'impianto frenante anch'esso fornito dalla Brembo prevede dischi da 320 mm di diametro all'anteriore con pinze radiali P434. Passando al 4 cilindri MV, va sottolineato il minuzioso sviluppo che ha portato la potenza a superare i 180 cavalli a 12.400 giri, nonostante le restrittive normative Euro 3. In particolare sono state utilizzate nuove valvole in titanio da 30 mm di diametro, con rispettive molle rinforzate, camme con alzata diversa e profilo ridisegnato, corpi farfallati maggiorati nel diametro interno da 46 a 48 mm, cornetti di aspirazione più corti. Tutto ciò ha consentito un beneficio di 8 cavalli addolciti dalla centralina Magneti Marelli 5SM con memoria flash EEPROM, che non solo agisce sulla gestione della potenza ma anche sulle EBS. Il sistema antisaltellamento controllato da un'elettrovalvola che permette al secondo cilindro di erogare potenza anche in scalata a farfalle chiuse. A fianco, sempre nello stesso garage, Vespa GTS 300 Super, mai così veloce. Ecco la Vespa di maggiore cilindrata, un tributo alla mitica GS del 55. Di rilievo la qualità complessiva e l'agilità in città. Scooter o oggetto di culto, Vespa in tutte le sue versioni, arrivate all'incredibile quota di 145, è un mito che si rafforza con il passare degli anni. Cambiando i tempi, le mode si susseguono a velocità frenetica, così come i modelli di moto. Lei no, pur cambiando e affinandosi, lo fa con estrema classe ed eleganza. Niente stravolgimenti, ma un costante e sottile sviluppo tecnico ed estetico. Sono oltre 60 per l'esattezza gli anni trascorsi dalla nascita della prima Vespa, e guardando questa nuova GTS 300 Super si riconoscono ancora nelle linee e nella scheda tecnica i capisaldi del progetto originale. La caratterizzazione sportiva è definita dai cerchi a razze neri con bordo diamantato e dalla molla della sospensione anteriore verniciata di rosso. Il fregio del parafango anteriore, la griglia sulla fiancata laterale e la sella con bordino bianco sono invece richiami diretti alle mitiche versioni sportive del passato. Il livello di finitura è decisamente elevato e allineato al prezzo di acquisto di 4.600 euro, franco concessionario. Quotazioni non proprio contenute ma tollerabili in considerazione dei contenuti e dell'immagine di questa GTS. Verniciature e materiali di qualità, assemblaggi precisi e aria snob caratterizzano questo prodotto, che fa di tutto per uscire dal gruppo dei soliti scooter, anche perché, a dirla tutta, la Vespa è lo scooter per antonomasia. Messe insieme rappresentano più o meno quello che è il design italiano nel settore motociclistico. Vespa GTS 300, MV Agusta R312.